Occorre garantire il rispetto delle ordinanze emesse su tutto il territorio per contenere così il rischio di un contagio al Covid che in questo inizio autunno si sta ripresentando su livelli preoccupanti. A Roma il governatore De Luca, per ribadire al ministro dell'Interno Lamorgese, dal capo della Polizia Gabrielli, quanto detto nei giorni scorsi anche nel corso dei suoi interventi social dopo le ordinanze emesse per disciplinare al meglio alcuni settori. L'utilizzo dell'esercito diventa fondamentale per controllare il territorio bene e meglio, soprattutto in questa fase con le scuole riaperte, con i trasferimenti di persone che sono aumentati da una città all'altra, ma non solo, anche da una regione all'altra. Ed allora occorre ripristinare al meglio i controlli anche sulla mobilità interregionale ed attuare anche quelli legati a coloro che arrivano da paesi esteri con qualsiasi mezzo, aereo, navi, treno, auto o pullman, in particolar modo da quelle nazioni dove le cifre del contagio salgono in modo preoccupante. È quanto sta accadendo di fatto anche nel nostro paese ed in particolare in Campania. Aumentano i tamponi effettuati ed aumentano anche i positivi. Certo, le cifre del contagio sono percentualmente simili, talvolta inferiori a quelle della scorsa primavera, ma l'incremento del numero dei positivi, anche tra i più giovani, induce ad una riflessione legata al virus che c'è e continua a circolare, al numero di ricoverati che aumenta e ad un sistema sanitario che si sta attrezzando anche in provincia di Salerno con la riapertura di reparti Covid dedicati. Le immagini di assembramenti che ci vengono restituiti in questo fine settimana non soltanto dal capoluogo ma anche da tante altre città della provincia di Salerno, a nord e a sud, con tanti giovani a distanza pericolosa per strada e senza mascherina o in alcuni casi indossata sotto al mento, contrastano con gli appelli lanciati in queste settimane al rispetto delle norme anticontagio. Ecco perché il governatore della Campania invoca un controllo maggiore da parte delle forze dell'ordine per evitare nuove ordinanze con nuove limitazioni che creerebbero ripercussioni sull'economia del territorio.